Now the word universe in English is actually two words. La parola universo in inglese è formata da due parole. Uni means one. Uni significa uno. The oneness of everything. L'uno di tutto. Verse comes from the word diversity. Verse viene dalla parola diversità. So the unity has many diversity in it, but it's still all one. Quindi l'unità ha molte diversità, ma è sempre uno. The universe is autonomous. L'universo è autonomo. And autonomous means that it is self-sufficient and it does work. Significa quindi che si autosostenta e funziona per se stesso. And we are a reflection of the universe. E noi siamo un riflesso dell'universo. We are autonomous also. In other words, you're self-sufficient and you do work. Siamo anche noi autonomi e autosufficienti, possiamo creare lavoro. So the path of Bretarianism is a spiritual path. Quindi il percorso di un bretariano è un percorso spirituale. And a spiritual path is a path, an autonomy. E il percorso spirituale è un percorso di autonomia. In other words, it does work. In altre parole, c'è lavoro. And his goal should be to give you some type of freedom or make you self-sustaining. E in qualche modo vi darà libertà per l'autosostegno. So today I'm going to teach about the Bretarian sciences. Quindi adesso andiamo a parlare del bretarismo nella scienza. And we got the word breath, which is ancient, that comes from the word anidia. E quindi prendiamo la parola breath, che viene da una parola inidia. Prana. Inedia. Also prana. Anche prana. You know these things, and science, Bretarian science, just means knowledge. Nella scienza bretariana, prana significa conoscenza. And since we've grown into this movement, now we have enough information at least to help others on the path on what we're about to teach. E quindi più progressiamo, più progrediamo in questo cammino, più abbiamo qualcosa da insegnare agli altri. Now people have many different reasons. Le persone hanno molte ragioni. Why do you want to come into the Bretarian path? Per percorrere questo cammino. Not understanding also the different, how should I say, growth that you have to go through in order to be on this path. Quindi bisogna crescere per maturare, per stare in questo cammino. And there's something in each and every one of us that wants to grow. E in ognuno di noi c'è questa spinta a crescere. But number one, you'll start out life and the things that you seek is eating, sex and shelter. E quindi nell'inizio della nostra vita tutto quello che sappiamo è che dobbiamo mangiare, eliminare e coprirci. But that's what animals do. E proteggerci. E questo è quello che gli animali fanno. The second phase of your life where you find out that that is empty, you seek wealth. E la seconda parte del quando questi bisogni sono soddisfatti, ok, stiamo bene. You seek wealth because you can have more sex, a better house, and more food to eat. E stai bene normalmente quando c'è più sesso, quando c'è una casa migliore e qualcosa in più da mangiare. After a while you find out that still make you empty. E dopo un po' questo ti rende, quindi prima ti era solo quel livello che ti rendeva vuoto, adesso ti rende vuoto questo livello. So you go into the third phase. E vai alla terza fase. And the third phase basically is you got a title, a position in life. E normalmente questo è la fase del titolo, della posizione. That still don't work because you haven't hit being autonomous yet. E comunque non funziona perché non ti sei reso autonomo. Far from the spiritual path. Né sei in un percorso spirituale. Then you go seeking for knowledge through the sciences.
E quindi vai a cercare la conoscenza presso gli scienziati. Through religion. O nella religione. Different philosophies. Diverse filosofie. The consciousness been put into a box. E, again? The consciousness. The consciousness. Quindi la consapevolezza è stata messa in una box. This is how it happened when you graduated. Questo è quello che succede quando ci laureiamo. They told you how many, much calories you need. Ti dicono quante calorie di cui hai bisogno. What about your minerals and your vitamins? Quali sono i tuoi valori, il tuo voto. They give you a good job too if you really listen. E così avrai un buon lavoro. So right there, this gets crumbled. Quindi di nuovo questo è solo un'illusione. You start breaking out of the box. Non puoi rimanere nella scatola. Now we're going to show you what this means when we say not eat. Adesso vi mostrerò che cosa vuol dire questo non mangiare. All you're doing is transferring energies on that you used to get into another what? Way of doing it and bringing it to the body. And I'm going to show you step by step. E adesso vi mostro il processo per cui di assimilazione e di eliminazione alla trasformazione del cibo. Yeah. Don't worry, Nicholas, I'll put back the lamp. Non vi preoccupate se utilizziamo una lampada. Now we all have this light inside of us. Quindi tutti abbiamo questa luce dentro di noi. And when you look at this lamp, it has to be put together a certain way for the light to come on. E quindi devo metterci un poco di energia se voglio che la luce si accenda. So just like what I said, you're like the universe. Lo stesso che ho detto per l'universo. You're already wired up just right in order to have a light in the first place. Non sai perché, again? You're already wired just right. Ah, ci sono già i fili, per questo è possibile accedervi. But now, okay, but there's more to just this lamp that turns on the light, even if you plug it in the wall. Ma se lo metti così nel muro, ancora ci deve essere qualcosa in più perché si accenda. There's many ways that this light can be turned on. Ci sono molti modi per cui questa luce si può accendere. And the first way, or the most popular way around the planet, to light that light. E il più popolare è quello di accendere la luce. Is through using fossil fuels. Is to reduce? Using fossil fuels. Fossil fuels. Ah, e usando combustibile fossile. And that's dead plants and animals. E sarebbe quindi attraverso piante e animali. And mostly it's coal. They'll take the coal and put it on a fire. E normalmente mettono il carbone nel fuoco. Now listen at this alchemy. The coal goes into the fire. Quindi il carbone va nel fuoco. The fire heats up. They have a big cauldron of water and it heats up the water. E il fuoco riscalda una grande quantità. The water boils and it creates steam. E quindi, again? It creates steam. E quindi crea. And it creates enough pressure to turn a turbine. The steam hits a turbine and it begins to turn. E crea abbastanza pressione a generare. And that right there turns a big magnet. E quindi questo genera ancora più lavoro. And it usually has a conductive material around it like copper, silver. Ok, e quindi c'è bisogno di un materiale che conduce, tipo to create that electromagnetism. Di un materiale che conduce, tipo rame, argento, per creare quella to create what? Elettromagnetismo. And this is how electricity is being formed. We hook a conductive material through it to come all the way to this light. Then that's how the light come on. But that's fossil fuels. Ok, e quindi questo è il processo per cui l'energia può arrivare fino alla luce. But is? Now to make that analogy of what we're doing now. You are 100 degrees inside all the time. It's hard.
100 degrees. Oh, do y'all use degrees over here in Europe? A what? 100 degrees of what? Right. Oh, that goes Celsius. Oh, man. Celsius. I should have planned. It's another measure. Yeah. Yeah. Okay. All right. All right, you're 37 degrees Celsius all the time. If you're from Europe, okay. If you're from America, maintains what? 98.6. Okay. Right? Se siamo in Europa è 36 gradi. Right. And your body goes to try to maintain this temperature. If it goes up or down too much, you're considered sick. Ok, e perciò l'energia utilizzata per mantenere questa temperatura, perché altrimenti sopra e sotto diventiamo ammalati, ci ammaliamo. And not only you, it's sort of like when they were throwing coal on the fire at the thermal plant. E quindi non è una questione poi di metterci del combustibile. The reason why you eat, you're throwing coal on the fire that's inside you, what? To keep this particular organism going. E quindi il fatto di mettere cibo permette, cibo considerato in questo caso come carbone, permette di essere bruciato da questo fuoco. And of course every once in a while you gotta clean out the furnace, those of you who know how to make fires. E quindi è normale che dovete continuare a mettere combustibile. That's why you do gotta jump on everybody if you know how to at least detoxify yourself or fast. Ecco perché, that's why, again? To at least know how to detoxify yourself or fast. Go through fasting. Ok, ecco perché è buono disintossicarsi o fare il digiuno. All right. Now, at that same plant that's outside the city that uses fossil fuels. Quindi, allo stesso tempo, così come la scienza o abbiamo fatto per l'energia. If they want to, there's other forms of energy they could use. Ci sono altre forme di energia che possiamo usare. Wait a minute. Ok, tornado, aspetta un attimo. Right. There's other forms of energy they could use to turn that same turbine. You don't need coal just to turn it. Però ci sono altre forme per far andare avanti la turbina, non abbiamo bisogno di carbone. There's many different types of biofuels you can use. C'è un sacco di biofuel, quindi biocarburante, biocombustibile che possiamo usare. You could take that turbine and put it in a river and let the force of the river make it turn to turn that magnet to make electricity. Per esempio, la turbina potrebbe andare con la forza e l'energia dell'acqua del fiume per generare energia. And I could go on and on, even the solar power you can use that could be used as electricity to turn that magnet to make electricity. E per esempio anche la forza del sole attraverso i pannelli solari potrebbe essere usata per generare elettricità. Now we as human beings, you got this fire inside of you. Americans 98.6, everybody else 37 point what? Tutti abbiamo questo grande fuoco dentro di noi. gli americani hanno 96 punto qualcosa di Fahrenheit e noi ce l'abbiamo a 36 Celsius. Hey. Tutti quanti ce l'abbiamo, insomma, le chiamiamo in modi diversi. So, you got this heat inside of you, the fire is already there. Quindi abbiamo questo calore, il fuoco è già lì. Now we're going to decide not to use fossil fuels no more. Potremmo anche scegliere di non usare carburante. In other words, I don't want to use steak to keep the turbine going no more. So you're going to look for another means of power to fuel this organism. E quindi potremmo usare un altro tipo di forza, di power, sì, di energia per far andare la nostra turbina. So of course those of you who know about different diet changes now. Quindi sicuramente molti di voi conoscono i vari stili di dieta. Because keep in mind vegetarianism is new to the masses as we speak. It's only been what 40-50 years at tops. E per esempio il vegetarismo è abbastanza recente.
And even that, when it came on the scene, it went through a lot of pressure to use that type of fuel. Again? Even when that came out, there was a lot of pressure or resistance anche to that type of knowledge. Già solo con il vegetarismo ci fu una grande resistenza culturale. Did you understand you could go straight live and raw foods? For those who understand that. E per quelli che lo capirono, si andò verso una restrizione ancora maggiore, che era il crudismo. Then you could go straight into juicing. Poi, still stay alive. Poi puoi stare ancora vivo stando solo a succhi. But now we're going to grab the energies of the atmosphere and the power of them. Ma adesso stiamo convertendo l'energia dell'atmosfera in forza. And the body's been doing this all the time. This is why we said we're hybrids. It can use both fossil fuels and other type of fuels. E quindi è questo che succede, succede in questo processo. Si può andare con un carburante o si può utilizzare un altro tipo di carburante. Now let's see how this works. Vediamo come questo funziona. The universe is in cycles all over the place. The sun, the moon. L'universo funziona a cicli. Dappertutto c'è il sole, la luna. And you're part of this. E noi siamo parte di questo. Voi siete parte di questo. When the sun comes out, it activates the pineal gland to let loose serotonin. Quando il sole sorge, attiva la ghiandola ipofisi pineale. Per generare, per produrre serotonina. And at night, that same gland activates melatonin. Durante la notte invece viene prodotta melanina. You didn't even think about it. Your body did it. Melatonina. You didn't even think about it. Your body did it because of the atmosphere and it went in concordance with it. Neanche lo sappiamo, ma questo è quello che succede nel corpo. This is why you say being a tuned instrument is when you allow your body to be in tune with nature. E questo è quello che chiamiamo affinare lo strumento, cioè sintonizzarsi con quella che è la nostra natura. And nature, remember what I said, or the universe is autonomous. E l'universo, ricordate quello che vi ho detto, è autonomo. It's self-sufficient and it works. È autosufficiente e funziona. And also we as human beings are self-sufficient and we work. E anche noi come gli esseri umani siamo autosufficienti e funzioniamo. But due to the paradigm we're coming out of, everybody thought nature's broke, so we must fix it. Ma dovuto ai tempi che stiamo passando, pensiamo che la natura e noi stessi non funzionano e dobbiamo aggiustarli. So spirituality basically is you're going onto the path to be autonomous. Quindi la spiritualità è percorrere la strada dell'autonomia. And you know you're coming into this because the body don't require certain things no more. The body what? Don't require certain things no more. E sai che questo perché riconosciamo che il corpo non richiede un certo tipo di cose, di cibo. And keep in mind there's a training you must take the body into. E ricordate che durante l'allenamento bisogna avere il corpo. Because your body is an extension of your mind. E come il riflesso della propria mente. And due to where it been through that past memory, e dovuto alle memorie passate, you have to put in a new download, just like a computer. Bisogna fare un upload, cioè bisogna scaricare un nuovo programma. Some downloads is quicker than others. Alcuni download sono più veloci di altri. But it must be done in order to receive this new program. And when it's received, the way you function in this atmosphere will be totally different in your lifestyle. E una volta che vengono aggiornati questi programmi, il modo in cui viviamo sarà sostanzialmente molto diverso da quello in cui abbiamo vissuto fino adesso. Now I'm going to say these five steps that people usually go through.
vi illustro i cinque passi attraverso cui la gente che la gente deve attraversare normalmente. From analyzing from my own spiritual walk and seeing others. Per analizzare il nostro approccio spirituale e vederne un altro. Number one, I call it the first concealment. Something is being hidden from you. How you call? The first concealment. Concealment. Something's being healed hidden from you or concealed. Again, the first is? The first concealment. Concealment. Ah, ok. La prima illusione. Il primo mistero. Sì. Okay. And the reason. Oh, you got it? Sì, sigillo forse. And the reason why I said it's hidden from you, because on one level we say we're all prana. E vi dico questo perché a un certo livello, ok, siamo tutto prana. Which is true. Che è vero. It's all sustaining us. E tutto ci sostiene. Which is true. Che è vero. But why do some people can seem to be sustained and somebody else can't? Ma come mai alcuni si sostengono attraverso gli altri? And it's just a level of training that needs to take place. In other words, being under the concealment means. Again. Being under the concealment means, and I'm going to explain this. Sto per spiegare questa illusione. You're out of tune with the forces. It don't have nothing to do with the knowledge you have or how you think you're going to make a plan. Sei sintonizzato con quelle forze, with that force, you are attuned with that. You are attuned with the forces, so therefore they're not going to fully sustain you. E quindi quelle forze ti sostengono. I mean, you're a nice person and everything. Okay, voi siete delle belle persone. But that don't have nothing to do with it. Ma non ha niente a che fare con questo. So that's the first concealment. Quindi questa prima illusione, questo primo mistero. And usually when a person comes into breatharianism and it don't sustain them like they thought it should. Wow. Well, he might fire me. It's coming. again? Where was I? So, all right. Qualcuno che arriva al breatharianism. That's why when somebody comes into breatharianism and it don't sustain them, e non viene sostenuto, right? And then they get what? Discouraged. E si scoraggia, okay? Because they thought when they went through a 21-day process, they were supposed to come out walking on water. E quindi quando escono dal processo dei 21 giorni, semplicemente ce la faranno. Questo è quello che pensano, potrebbero farcela. But if you don't give up, that's the first concealment. Then this person moves into the second concealment. E quindi quando non ce la fai in questo, arriva la seconda mistero. And therefore it's more than not eating or eating. Che non è mangiare o non mangiare. You will see a lot of emotional things surfacing within you. Vedrai un sacco di roba emozionale sulla superficie o emergere. Oh wow, we stopped the rain. Oh, ha finito di piovere. Time for another song. Un'altra canzone. Take off again. Sì. The sun will come out tomorrow. One more minute. Thank you.
All right. Okay. The sun is out now. Yeah. Woo! There we go. I got a feeling after we get done today, Prana, it's going to be so easy to make this transition because we're making it too hard. It should be easy. Non credo che la transizione al prana debba essere così complicata. Dovrebbe essere facile. Okay, going back into these phases. I said the first concealment. Ritorniamo in queste fasi. Abbiamo detto il primo mistero, la prima illusione. Person get discouraged because they didn't get sustained right away, and you start looking bad. E quindi è la sfiducia di essere sostenuti da questa nuova, da questo nuovo paradigma. The second concealment, you run into this darkness that's in you, but all of us have it. Again, the second. The darkness within you. E fronteggiamo nella seconda difficoltà, mistero, l'oscurità che è dentro di noi e quindi ci scoraggiamo. But instead of giving up there on a journey, keep in mind that this journey is yours. Take your time and begin to love yourself. Then there's a barrier that takes place. E non dimenticate di amarvi e che ci sono delle barriere. Cioè continuate in questo journey, in questo viaggio. And we call this the phase when you begin to come into the spiritual realm. Let me explain. Ed è giustamente il tempo in cui incontriamo la parte spirituale. In other words, your perception begins to change. In altre parole, la nostra percezione comincia a cambiare. And we call this the correction period. In other words, the organism needs to make corrections, not the higher forces. E quindi chiamiamo questo il periodo di correzione, cioè in altre parole il nostro organismo deve fare delle correzioni per aggiustarsi. And when I say this puts you on a spiritual path, now you start becoming on an autonomous path. Ed è quello che io chiamo passare da in una fase autonoma. Things start freeing up on you. Le cose cominciano a venire fuori. Then the next phase is the first revelation. In other words, these forces now start really being revealed to you. E quindi è il momento delle rivelazioni. Queste cose devono esserci rivelate. You could do 3 days without no food easily. Potresti fare 3 giorni senza cibo facilmente. 7 days easily. 7 giorni facilmente. This is when these forces start opening up to you because you made the correction. E le forze cominciano ad operare perché stai facendo delle correzioni. And you stay on this path, you get into another thing I call the second revelation. E se rimani in questo percorso comincia la seconda rivelazione. When this influx of energy will stay with you continually and it will keep continuing to grow. E un flusso di correzione continuerà a crescere, a essere costante. And then you begin to better find, I guess, your service work on the planet. È lì che comincerai a entrare in una concezione di come puoi aiutare il mondo. You become a fit vessel for these forces to use. E quindi sarai investito da queste forze per metterle al servizio. You have a brighter light than most. You have? A brighter light. Una luce più chiara. Avrai una luce più chiara. And this is why I came up with the 7 principles, but if you stick with them and purge with them, it just makes sense as you start making these corrections. Ed è per questo che parlo di questi 7 passaggi, perché è per questo che è importante attraversare delle correzioni. Now the things I'm about to go over, you heard it before, but I'm going to have to tell it to you again. Again? They heard it before, and what I'm about to tell them, but I'm about to tell them again. They tell them again. Speak. Tell them. Adesso ti ridico meglio. First one is diet. La prima è morire. Analyze the diet where you're at right now. Ah, la dieta, scusate.
First one is not die, is the die. Oh, yeah, first one is the die. And you ain't gotta worry about prana. E non saprai nulla del prana, non dovrai preoccuparti del prana. Okay. Well, that is a good one. No. So the first is analyze the diet. Analyze the diet. Quindi la prima è analizzare la propria dieta. And don't try to take off too far. People do that all the time. Oh my God. Told you I'm gonna get fired. Too much fire. Don't try to go too far on another diet that's more advanced than the one you're okay, on. Ok, una volta analizzata la propria dieta, non cercate di andare troppo in là rispetto a quella che state assumendo, a quella che è la vostra dieta. Cioè non fare dei salti. Because it's not about what you put in your body, it's what you don't put in your body. Perché non è tanto cosa mettete nel vostro corpo, piuttosto che cosa non mettete nel corpo. And take your time and allow these changes to slowly take place. E quindi abbiate pazienza per permettere questo passaggio. Because everything you put in your body or don't put in your body has major changes. Perché quello che mettete o non mettete nel corpo ha, e crea dei grandi cambiamenti. I've seen people lose a lot of weight just by stop drinking pop. Per esempio, vedo un sacco di gente perdere peso quando smette di mangiare pop. Not poop pop. Yeah, pot. Ah, quando smettono di farsi le canne. I've seen people's bodies make major changes by leaving alone salt. Oppure vedo grandi cambiamenti nel corpo quando non si usa il sale. So really take diet now a little bit more seriously if you want to get into these levels. Quindi dovreste iniziare a prendere la dieta mente se vogliamo raggiungere questo livello. You don't have to be anal about it. You can still enjoy yourself. Non bisogna essere incomodati, scomodi con questo, dovreste comunque sempre divertirvi. Now once you have that established, the next one is exercise. Quindi quello che viene e quello che è molto importante è l'esercizio, sì? Mm-hmm. Just like we took that walk this morning, wasn't that beautiful? Per esempio, just to get everything moving. La passeggiata di oggi non è stata bella? Ha permesso di smuovere qualcosa. Exercise is part of the path also. Anche l'esercizio è parte del percorso. You want to be a breatharian just sitting on the couch for 21 days? Get up and move. Non vorrai essere un breatariano sedendoti sul divano a non fare niente per 21 giorni. Alzati e muoviti. Right, then you're gonna be just stuck on the couch, bones, and ain't got enough strength to get up. Non possiamo fare questo percorso senza avere la forza di alzarci. So do things of activity as you on the path. Quindi fai delle cose che ti attivano durante il tuo processo. Number three, detoxification. Numero tre, la detossificazione, il detox, la disintossicazione. Now your body does this by its nature. Quindi il tuo corpo è sostenuto dalla natura. Lo fa naturalmente. Every time you use the bathroom, that's the body detoxifying itself. Ogni volta che every time you use the bathroom, that's the body detoxifying itself. Ogni volta che andiamo al bagno ci stiamo disintossicando. Now you can help it out by fasting once a week. This is what I tell people, once a week. Per esempio, potremmo aiutare il corpo digiunando una volta a settimana. It's like a machine working what? 7 days a week. Give it one day to do some maintenance. È come una macchina che lavora 7 giorni su 7. Dategli un giorno di riposo. And over a period of time, fasting will become easy. E dopo un po' di tempo, digiunare sarà facile. You don't have to do these real big fasts. All I said was once a week, incorporate it into your lifestyle. E non hai bisogno di fare dei lunghi digiuni, basta introdurre un giorno a settimana nel tuo stile di vita. So there we go, we got diet. Quindi, exercise. Ricapitolando, dieta, esercizio, detoxification,
detox, disintossicazione. Now we're going into meditation, very important. This is the core. E ora arriviamo a un punto chiave, la meditazione. Meditation is an exercise where you're working on an energetic level. La meditazione è l'aspetto che lavora sul sull'aspetto è il lavoro che lavora, insomma, è il lavoro energetico che sì, questo. And there's many meditations out there, get the one that fits you. E ci sono molte meditazioni che vanno, cioè che possono rispecchiare il tuo stile. Sort of like when those who was worked with me here doing the Qigong, standing like a tree. Per esempio, ci sono quelle più statiche, tipo il Qigong. If you like that, take that home with you and practice it. Oppure ci sono altre più dinamiche. Or any meditation you into, practice. Appunto, meditazioni più dinamiche. Allow your body to hook up with the forces is already up under. Date la possibilità al corpo di utilizzare e mostrare le forze che sono dentro di lui. Now another one is learning how to say no. Un aspetto importante è imparare a dire di no. I mean, so many people saying, well, I'm so nice, I just couldn't say no to him even though I hated doing what I did for him. Ci sono un sacco di persone che possono essere carine anche quando non sono capace a dire di no anche quando non mi piace. Because you got a certain schedule getting yourself together. You have a schedule getting yourself together. Sì, quindi hai un programma da rispettare. And you just stick with your schedule and don't let external influences take you out of your schedule if you can help it. Perfetto, quindi sì, ti fai un programma e non permetti alle forze esterne di distrarti da quel programma. All right, we did diet, exercise, detox, medication, learning how to say no. Ok, quindi abbiamo dieta, esercizio, disintossicazione, imparare, meditazione e imparare a dire no. Awesome. Then we got study. Poi c'è lo studio. Study is more than just reading a book. È più di leggere un libro. Studiare. When you look up advanced knowledge on the internet. Quando utilizziamo internet o possiamo trovare delle conoscenze avanzate. It's going to take you to the medical profession. E può darsi che ti possa portare alla professione medica. Basically it's talking about you. You are advanced knowledge. Stiamo parlando di voi. Voi siete conoscenza avanzata. Study and learn yourself. E studiando possiamo essere degli scienziati per noi stessi, studiando e avanzando da soli. Now the big one is number 7. Il grande adesso è il numero 7. Sexual cultivation. Coltivare la sessualità. I'm glad Henry Moffert talked earlier. Again? Henry Moffert. Oh, Henry Moffert diceva prima. Yeah, and he touched on sexual cultivation. Quindi lui sì, parlava di come coltivare la sessualità. So I really ain't got to go there too much. Sì, ne ha già parlato Henry Moffert, quindi lui non ne parlerà molto. But there's a lot of power in it dealing with breatharianism. Ma c'è un sacco di potere che va insieme al breatharismo. Your body every day is constantly making seminal fluids. Ogni giorno il nostro corpo produce del liquido seminale. And instead of spilling these fluids outward through an orgasm. E invece di espellerlo durante l'orgasmo, you're going through a time period where you're allowing it to dissolve itself back into the blood. E dovrete passare, si può passare un periodo in cui questo liquido seminale si dissolve e viene assorbito dal corpo stesso.
And there's all types of cycles going on within the body. E ci sono un sacco di cycle school, and there is a lot of cycles going on in the body. Ah, cicli biologici. And over a period of time, when you allow this to keep dissolving into your blood, there's a pressure that will build up. E ogni volta che lo riassorbiamo e permettiamo di dissolverlo, c'è un'energia che aumenta. And that's called being agitated and horny. Questo vuol dire che siamo eccitati. Because our bodies is constantly letting loose hormones. Questo ci fa perché il nostro corpo normalmente sta producendo ormoni. But now you allow these hormones to redirect themselves back into the blood. Ma adesso stai ridirezionando gli ormoni nel flusso sanguigno. So it's sort of like if you're laying in the bed real comfortable and you got to use the bathroom. È la stessa cosa di quello che facciamo quando andiamo in bagno. And it's bothering you, but you want to stay comfortable, but you got to go to the bathroom to release yourself. Vorresti stare tranquillo, ma sai che vai al bagno per alleviarti. So once you release yourself and use the bathroom, it feels so good to let that loose. Quindi per alleviare la pressione, normalmente andiamo in bagno e questo ci permette di rilasciarci, di rilassarsi. So it's the same way when you're dealing with the sexual energies because you want them to rise upwards instead of going downwards through orgasm. Quindi è la stessa cosa che succede all'energia sessuale, perché potrebbe o andare su o andare giù attraverso l'orgasmo. There's a pressure that will build up. Ci sarà una pressione che verrà costruita. And if you allow that pressure to build up, it will keep coming up, and I believe Henry Mofford said something called ojas. Quindi pian piano si costruirà e andrà verso l'alto, e ho sentito Harry chiamare questo orgas. Ojas. Now energy loves to move, so it's going to move regardless, and that's when it comes top to the head and you will feel an internal orgasm. E quindi all'energia piace muoversi e eventualmente potrà ancora andare verso l'alto continuare alla testa e comunque provare un orgasmo interno. And when you're on that type of path, every time the full moon come out, your body will actually feel different. E ogni volta che ci sarà questa risalita, sentiremo. E quindi quando siamo in questo stato, quando c'è la luna piena, per esempio, sentiremo il nostro corpo diverso. And what I mean by different, the seminal fluids is a real powerful energy, and you allowed it to go back into your blood. So therefore, when the I ain't go too fast, did I? No. I'm falling. So therefore, when the different phases of the moon come out, you can feel it on the body, and you will feel a really thick vibration on you as you keep on going on that journey. Quindi quanto più facciamo questo lavoro di far rientrare il fluido seminale nel essere riassorbito nel flusso sanguigno, lo sentiremo a livello di campo energetico. And therefore, we're transceivers of energy. What you're transmitting off, you will also receive a big flux of energy coming to the orgasm. Quindi non solo emetteremo energia, ma riceveremo energia da questo tipo di orgasmi. Now, we're going to attack the water journey. E adesso andiamo a vedere il cammino dell'acqua. But there's a big thing, we talk about foods, but now we're going into liquids. Abbiamo parlato, c'è tanto da dire sul cibo, ma parliamo adesso dei liquidi. All right. Your body produces fluids. Il nostro corpo produce liquidi. Your cerebral spinal fluid is created in the brain. E il liquido cerebrospinale è prodotto dal cervello. And it's created in the brain from outside influence or the atmosphere. E quindi è prodotto anche grazie agli influssi esterni dell'atmosfera. And this fluid goes up and down the spinal cord.
e il fluido va su e giù nella spina dorsale. Now listen at this connection. Adesso guardate questa connessione. From the sixth or seventh chakra, basically, all the way to what? The first chakra, the gonads. E quindi dal sesto settimo chakra fino al primo chakra. This fluid is making a circulation. Questo fluido fa un circolo. And especially if you're practicing what? Sexual cultivation. E specialmente se praticate la se coltivate la sessualità. That fluid also is going into the what? The circulation of the spinal fluid. E quindi il fluido e il circolo di questo fluido. Sì, l'ho detto prima. Then you got the circulation of the blood in the body. It takes 7 minutes from when the blood leaves the heart to make its travel around the body back to the heart again. E quindi il flusso impiega 7 minuti per raggiungere il cuore e ritornare. And red blood cells is created from the bone marrow. Again, and red blood cells is created from the bone marrow. E quindi gli eritrociti e i globuli rossi sono creati dal midollo osseo, sì. So all these three fluids that I just named, and I could go on, but never. Potrei andare avanti, ma questi fluidi. The cerebral spinal fluid made from what? The outside forces within. Il liquido cerebrospinale è di nuovo è creato da queste forze esterne, dall'esterno all'interno. Your seminal fluids made from within. E ci sono dei simili, mentre il liquido seminale è prodotto dentro. Red blood cells made from within. Le cellule rosse, quindi i globuli rossi, sono prodotti internamente. It does not care what diet you're eating to make itself. E non c'entra quale dieta fai perché questo avvenga. Because you're autonomous, remember, just like the universe, you work, but we be getting in our own way. Perché ricordate, siete autonomi, noi funzioniamo in una maniera autonoma, come l'universo. So now you must start thinning your blood so it can be a better blood flow. Quindi adesso possiamo intervenire sul flusso sanguigno per avere un sangue migliore. See, when you eat something and when it comes back out, less comes out on what you put in. There's a residue left behind. Quindi quando prendiamo dei supplementi, cioè degli integratori, ne beneficiamo, ma ci sono dei residui. So as year by year go past, you got this buildup of earth salts. E quindi anno dopo anno costruiamo dei depositi che si chiamano in questo caso sali minerali. And you get a lot of that from eating animals or vegetation. E i residui di quello che abbiamo consumato in termini di animale o vegetale. You get lime buildup from drinking certain waters. E, avrai dei depositi minerali dall'acqua che hai bevuto. And did I say the salt already? The earth salts? Yeah. And the earth salts from vegetation, and this builds up throughout the years. E questo deposito minerale si accumula. That's why you go on these 21-day processes, your tongue is real sticky. Ecco perché nel processo dei 21 giorni la tua lingua è incollata. E perché mentre continui c'è del sale della terra dentro di te, quello che abbiamo accumulato. Gelatin in you. Gelatina in noi. And this will also, you have to get past that point where you can actually start experiencing going without fluids. Ed è questo. Gotta make this make sense. All right, go ed ahead. È questo il punto in cui dobbiamo anche espellere alcuni fluidi. Because of course you'll still have that thirst for the simple fact of that residue that's still in the body.
È per questo che siamo assetati, perché dobbiamo espellere quello che stiamo accumulando in termini di residui. And depending on the level of how your past been with foods, that's how long it's basically going to take. E dipendendo da quello dal nostro passato in termini di cibo, questo sarà più o meno agevole, questo processo. In this level you don't have to rush it because you want to enjoy yourself and don't be frustrated. A questo punto bisogna prendersela con calma, perché non vogliamo stare nella frustrazione, ma nel divertimento, nella gioia. So drink can come in three different phases. Quindi il bere passa attraverso tre fasi. You want a breatharian level, enjoy your favorite juices. Se sei a un livello bretariano, enjoy, quindi goditi il tuo succo preferito. Drink as much as you want, enjoy yourself. Bevi quanto vuoi, divertiti, cioè goditela. You already made it a long way. Hai fatto già un grande lavoro. So drinking is used for pleasure. Quindi bevi il succo per piacere. Then over a period of time, that's when you start adding discipline. Or how much you drink. Quindi dopo un periodo di tempo inizia a disciplinarti, per esempio sulla quantità. Still enjoy your favorite drinks, but just put more discipline on it on how much. Ancora con il tuo succo preferito, ma regolati sulla quantità. Because your body's still going through this detoxification process. Perché il tuo corpo sta ancora affrontando la disintossicazione. But now it's going a lot more easier than forcing it. Ma adesso lo farà più facilmente. Now, this is the good one. Ora. The last one is when you're dealing with, how should I say, because you enjoy that taste more, you put the discipline into it. Allora, ripetendo, stiamo bevendo stai bevendo quello che ti piace, poi in una seconda fase disciplini la quantità. Now, will you ever make it to the point where you could deal with water only? Quando poi arrivi al punto di interfacciarti solo con l'acqua and be satisfied, ed essere soddisfatto, then right there you are on a breatharian level. Solo lì sei su un livello bretariano. Because you'll see your breathing change. Perché il tuo modo di respirare cambia. You know, because you won't be thirsty. Perché non sarai assetato. And this is all because the fluids inside of your body, your blood thin. Perché e quindi i fluidi dentro il tuo corpo, per esempio quello del tuo sangue. When you were eating foods, the blood was running heavier. Ad esempio, quando mangiamo del cibo, quel flusso sanguigno diventa più spesso. Your spinal fluid is running like it's supposed to run. E mentre nel bretarianismo il flusso del cerebro spinale, del liquido cerebro spinale, va esattamente come deve andare. Through this lifestyle, you allow your body to loosen up these different blockages on its own. E a questo livello i blocchi che si presentano al corpo vengono affrontati uno alla volta. You just gave it a lifestyle that it can do it. E cominci a fare lo stile di vita che puoi fare. Now I'm gonna give you some cheater pointers. Now we gonna what? Give them some hacks like a computer. Ah, ok. Adesso sì, ci comporteremo come un hacker. Now one thing we like is the taste, and that's what you fall in love with. The taste. Una cosa che ci piace è il gusto, ed è quello che noi seguiamo. So one of the cheaters, you could go get your favorite hard candy. Voglio che vi ricordate, andiate a pescare il sapore migliore della caramella. Diciamo, ecco sì, immaginate la vostra caramella preferita. Of course don't eat too much, you don't want to catch cavities, but that's a cheater. Get the taste without going all the way eating food. So che molti di voi non vogliono prendere peso, ma stiamo solo esercitandoci verso il gusto. And another cheater is popsicles.
un altro cheaters è il pop. Un altro grande truffatore, un'altra grande illusione è il pop, abbiamo detto cos'era? You'll be able to have that flavor. Ah, il lecca lecca. Enjoy yourself. You manipulated the mind to think it's solid, but it will melt to be liquid. E diciamo che il lecca lecca serve a manipolare la propria mente perché si trasforma in liquido. And that will satisfy the emotional body, so you won't be thinking about indulging in food again. E questo potrà soddisfare il corpo emozionale e impedirgli di ricorrere al cibo. And dealing with the breath that you're cleaning out, you want to gargle or rinse and spit out. Ricordate quello che si fa per pulirsi. Sì, cioè si può utilizzare del liquido per pulire la bocca e buttarlo fuori. And essential oils will work real good, like eucalyptus, tea tree oil. Those right there kill all the germs in the mouth so you can talk to other people. Per esempio, you're looking out for other people now, not yourself. Per esempio potreste usare del tea tree oil nel liquido che usate per fare questi lavaggi in bocca, così potete continuare a parlare con la gente. So this whole thing coming together, don't put no date or no goal on what you're supposed to be a breatharian. That's not what it's about. Tutte queste cose vanno insieme, non c'è una che va prima, una che va dopo. This is a big operation you're into. E siete in una grande operazione. Because you're becoming what? Back one with nature, one with the universe. E perché state ritornando a essere naturali, così come l'universo. You're becoming autonomous. Stai ritornando a essere autonomo. So that's why we say love yourself. Ecco perché diciamo amatevi. And have fun. E divertitevi. Absolutely. Assolutamente. And the only way to see these things is through the experience. E l'unica maniera di vedere queste cose è attraverso l'esperienza. No matter what I say or anybody else say, you have to see this on your own. Non cambia se lo dico io, lo dice un'altra persona, dovrete passarvi voi stessi. And all our past experiences is in us. E tutte le esperienze passate sono dentro di noi. And as you take on this new experience, it will be with you for a lifetime. E quello che ti farai come esperienza ti resta per tutta la vita. Now another thing I want to bring up is real important. I get this all the time. When should you do breatharianism? E un'altra cosa importante da dire è quando fai, quando entri nell'idea del breatharismo. It's sort of like if you got young children coming up, food is a social event. È come essere, prendiamo l'esempio del bambino piccolo, il cibo è un evento sociale. People connect through food. La gente si connette attraverso il cibo. So I do gotta say it, if you got the children come up, they don't understand, they want that connection. E i bambini, per esempio, non capiscono, vogliono solo connettersi. So it's okay to be in a conscious eating type phase. E quindi se entriamo invece in uno spirito di consapevolezza attraverso il cibo, or just wait at a certain time in life where they understand and they allow you to go on your journey. Sì, e quindi a proposito sempre dei bambini, talking about children. Yes. Yes, what they do, or conscious. Or wait till they get at a certain age where they understand what's taking place. Yeah, yeah, yeah. Oppure arriveranno a una certa età dove il cibo verrà sostituito con un'altra, con qualcos'altro. Then you gotta think about the spouses. E quindi pensiamo per esempio a un partner o a. I mean, you're sitting on one side of the table with nothing, they're sitting there with their chicken dinner saying, well, we used to eat together. E quindi, per esempio, con il partner, noi lo guardiamo mangiare e siamo abituati a interagire così. So you gotta think about when is the best time for you also in order to really
go full go into the journey. You can start anytime. E potresti cominciare quando vuoi, ma dovremmo capire quando è il momento migliore per cominciare. You might have a job that is very difficult. Potresti avere un lavoro e potrebbe essere ancora difficile. Quite a few people work in restaurants and stuff like this, the food business, and it's like. Abbastanza gente lavora ancora nei ristoranti o ha un lavoro attraverso con il cibo. So therefore, analyze your life to see where you're at and what you created. E quindi analizza la tua vita per vedere dove sei e che cosa stai creando. And understand that if you want to recreate yourself, how's going to what affect everything else around you. E comprendi che una volta che ti riorganizzi, tutto intorno a te si dovrà riorganizzare. And the main goal too, that you know you're on a path, is your health will improve. E la cosa principale che verrà messa alla prova è la tua salute. That's the measuring key right there. That's the measuring key. E questa è la prova che sei sul cammino giusto, la tua salute. And going back to the liquid journey, e ritorna al viaggio liquido, tornando al viaggio liquido. Once you do get to that place where you can what? Oh, let me bring up the other phase of water. Another phase of water. Ah, un altro aspetto dell'acqua, un'altra fase. Now, due to the environment in different places, there's some environments that's more nutritious than others. Tornando all'argomento environment, quindi l'ambiente, c'è un ambiente che può essere più nutritivo di un altro. There's some places you actually have to wear a mask on your face. Ci sono degli ambienti in cui abbiamo bisogno di maschere. So breathing or not, your body's picking that up. Quindi il breatharianismo non ha a che fare con questo e il tuo corpo parlerà. I was walking last week and air all clean, I'm breathing, car come past me. Quindi stavo camminando l'altro giorno, l'aria bella, io respiravo e una macchina è passata e lui ha tossito. Your liver is still going to process that. Il tuo fegato dovrà comunque affrontare queste robe. So the next phase of drinking fluids, which is important, is so you can what? Cleanse yourself from the pollutants from the atmosphere that you just picked up. E quindi, per esempio, la fase liquida è importante intanto per ripulire tutto quello che ci viene da fuori, l'inquinamento. That you can understand. You're using it as a what? Medicine now. E la usi a questo livello come una medicina, l'acqua. So that's why when you run into the breath drain, oh, when the last time did you drink? You know. E quindi quando sei sul breatharismo, questa è l'ultima volta che berrò? Right. No. They probably just flushed their system a week ago, yet still they're running all around. Oh, but you ain't no real breatharian. Per esempio, una settimana fa mangiavi carne e adesso dici, adesso sono breatariano. No, non funziona così. So you understand, to a degree. But there was a woman one time contacted me from a country. She said, well, I want to come and, you know, get your knowledge. There's this guy that lived down the street from me, but he drink water. And I said, you got that knowledge right there and you don't want it. That don't even make sense. Again? Quindi una donna, per esempio, this woman come to you and say what? She want to learn from me. Ah, voleva imparare da lui? Because the guy down the street from her, he don't eat, but he still drink water. Perché c'era quel della strada, gli diceva, le diceva che non mangia ma beve. And I'm looking at her, that's a high goal right there. Why you want to waste my time and energy? E questo, lui le ha detto, ma perché vuoi sprecare del tempo e dell'energia? You should be learning off the guy in your own backyard. Dovresti imparare dal ragazzo che sta lì con te. Now, so as you start working on your lifestyle, cioè il senso like era I said, non fare un salto, no? Non andare a lui direttamente. Non andare da lui che è lontano, guarda da quello che c'hai vicino. Sì. Anche se sta bevendo l'acqua. Sì, anche se sta bevendo l'acqua. Gotcha.
Now, another thing, we're going back to exercise again, like I was telling the guys yesterday. Un'altra cosa a cui ritorneremo è l'esercizio. What? A strong body also brings more health to it or energy to it. Un corpo forte ha bisogno di energia forte? Porta più energia. But dealing with those internal blockages within a body. Ma poi ci sono dei blocchi interni. Exercise has the power to loosen that up as you keep staying constant. E l'esercizio ha il potere di assottigliarli. And it's when those get loosed up, that's when you will see a greater advancement on living without food or, if you choose, without liquids. E questo lo potrai riscontrare se assumi ancora cibo o quando sei nella fase liquida. Now, any questions? Adesso domande. Ok, quindi c'è una domanda che dice, bene, hai parlato di cosa succede agli uomini nel processo della sessualità, ma che succede per le donne praniche? Well, that's why I was politically correct when I used seminal fluids. Ecco perché ho parlato di... I didn't say sperm. Ecco perché ho parlato di liquido seminale, non ho detto sperma. I said seminal fluids. Ho detto liquido seminale. And to tell the truth, I don't know how a woman. I don't. I mean. E le donne and what? I don't know how a woman's body acts. Ah, non ho un corpo di donna. I'll have to get a female speaker for that one. Bisognerebbe avere una donna che ne parla. All I know, once a month is cold and it's hot. I took that back. Oppure l'uomo che è chilly. Ah, un uomo che ha freddo. Yeah, so sorry, I wouldn't know that one. That's why I use seminal fluid so it could cover both bases, male and female. Ok, quindi per quello che parlavo di liquido seminale per prenderli entrambi. Any more questions? Altre domande? Okay, could you explain again the process to assimilate water? Assimilation? Could you tell us about troubles in taking water? See, the whole thing about it is what I was basically talking about, the circulation of blood. That's the key of the body, the circulation. Questa è la chiave del corpo, la circolazione del sangue. And you're thinning out the blood so it could, that circulation could be more smooth all around the body. E quindi assottigli il sangue in modo che la circolazione possa essere più dolce, più facile in tutto il corpo. To get technical, that's a what? Manifestation of spirit. La tecnica chiave, manifestazione dello spirito. A person with high blood pressure, that means what? That the blood is circulating differently. Una persona con la pressione alta significa che il sangue circolerà in maniera diversa. That's why you always hear when they lose weight. È quello che succede quando perdi peso. Blood pressure changes. La pressione del sangue cambia. Because the flow is different. Perché il flusso è diverso. And you got so many cycles going on within you when you loosen up those cycles. E quindi questo affetterà anche i cicli del corpo. That's when you will see the thirst leave. You know, you will see what? The thirst leave, that you're thirsty. E quindi la sete. And a lot of it is that mucus. E molto di questo è il muco. Because your mouth is attached to your anus. Perché la bocca è collegata all'ano. You're allowing all of these breakups to cleanse themselves. You can take your time on that. The body will do it. Per permettere che tutto questo, diciamo, dalla bocca all'ano si pulisca, e c'è bisogno di tempo. Got it.
You understand? What did they do? Well, dry fasting, this is why what I brought up on the seventh. A che punto inserisci il digiuno secco nel tuo processo? Sì? Dry fasting, that's why I told a person you should put in your lifestyle a fast once a week. Ecco perché dico normalmente alle persone di digiunare una volta alla settimana. And if you cannot start off that fast once a week dry fasting, start off on a fast you can handle. E quando sei capace di farlo una volta a settimana, fallo finché ne sei capace. If it takes fluids, whatever. Until you grow up to a dry fast, just do it once a week. You will have a lot more improvement. So you recommend once a week. Once a week. And once a week dry fast. Then. See. And then. Okay. And keep it constant. The body will get used to that new cycle. E quindi aspetta perché il corpo imparerà nuovi cicli. Like I said, these things that I'm saying, once you do them, you'll see the experience yourself. Una volta che lo fai, lo sperimenti su te stesso. And the body's like a rubber band. It's sort of like through our lifestyles in the past, we stretched it out of shape. Even though it probably don't look out of shape externally. E quindi il corpo è come un elastico. L'abbiamo stirato così tanto nel passato e anche se fosse e anche se fuori non sembra, dentro c'è questa memoria. It could be out of shape internally. Può essere fuori forma internamente. Because everything you put in your body, your organs just move themselves over to make room for it. Perché ogni cosa che mettiamo nel corpo stimoliamo gli organi ad organizzarsi diversamente, vogliono uno spazio. That's why you feel bloated. Ecco perché ti senti gonfio. Bloated. Yeah, gonfio. Any more questions? Oh, big time. Mi sto chiedendo. I'm glad you brought that up. Un attimo. Io mi sto chiedendo, siccome negli Stati Uniti normalmente c'è il fluoro nell'acqua, che acqua bevi? Distillata, di bottiglia, l'acqua fluorata dei rubinetti? The best water to drink on that type of level, what you just said, was distilled water. L'acqua migliore che io bevo, l'acqua che io bevo è acqua distillata. And even dealing with spring water, depending on what it is, a lot of them do have what? Lime in it. So there's also a lime buildup that could take place in the body. So distilled water, whether if you're in Europe or America, America 98.6 degrees inside, 37 degrees over here, wherever you at, distilled water will be a goal to go to in order to flush out the system. Ci sarà sempre bisogno di acqua, no? La cosa fondamentale è l'acqua distillata. Lui sì, perché ci sono dei residui anche nella spring water, nell'acqua di sorgente, e questo poi però dipende dal posto. Questa cosa non is not clear. In Europa, dove ci sono 36, l'acqua distillata va bene. Quindi l'acqua distillata va bene ovunque, Canarie, Europa, America. All right, one more. You had a question too? Oh, okay. After 21 days of just water, I lose the sensibility of this region. It's been 4 months that I don't have sensibility of this region.
hai ricominciato cosa? Non mangi solo acqua. It still continue this not sensibility of this region, even if it's una settimana è che è ricominciato a, even if it's one month, then I'm still just in water, right, and sometimes coffee. With this loss of sensibility or not? Sensitivity. You're just on water and coffee. Sono sei in acqua e caffè. You're enjoying yourself? Ti stai divertendo? See, I just look at people because they answer their own questions here in a minute. Come on, again? No, I said I just look at people for a minute so they can answer their own question. Ah, ok, lo sto guardando un attimo per vedere. Because right there, there could be more to it. You told me one story, but I got to talk to you more on that one. Sto aspettando, ti sto guardando per capire come risponderti. Perché ci possono essere varie cose. Absolutely. In the sense that this depends from the pranic nutrition or is from another? Well, it couldn't have come from pranic nutrition. That's why that's probably something else, so we probably have to sit down on that one and talk. Sì, non può essere dalla nutrizione pranica. Se voi poi ne parlate un attimo. All right, any more questions? Did y'all get anything out of this? Altre domande? Go on once. Go on twice. Nella disintossicazione. What you think about mosquitoes and come si chiamano, bees, insects in general. In general, the bites. And what is their role in the detox? Oh, my son can answer this one. Questa è un'altra strana, ha detto. Reason why I say it is, me and him be together. And I have all these flies over him, and I'll be sitting there, why ain't he touching you? Ecco perché voglio... eravamo... e c'erano un sacco di moschito prima e la gente gli chiedeva, ma com'è che non ti pungono? Then we're at the river, big bugs start coming, he's running from them. Why they ain't chasing you? Per esempio, attraversando un fiume c'erano un sacco di insetti e lui è passato attraverso e ha detto, ma com'è che non ti pungono? He was going through a detoxification. Ah, the bugs loved him. Stai andando verso una disintossicazione e gli insetti la amano. Once your body get to a certain level of what? Cleansing quando il tuo corpo raggiunge un certo livello di pulizia, certain things will not be in your reality. Alcune cose usciranno fuori dalla tua realtà. To be physical about it, I don't have a doctor's appointment hooked up. All right. Certain things just will not be in your reality. Potrebbe essere a un livello fisico. Lui non conosce dottori, ha detto. Sì. All right. Any more questions? One more. Go on once. Go on twice. All right. We'll close with some nice. Go ahead. You got it in. Could you like to tell us something about this level, emotional and mental level, comparing to your past life? Yeah, when you were not pranic. Yeah, before and after. This is my first time here. Questa è la mia prima volta. But before you were pranic.
Oh man. Oh. Whoa. All right. Where do I begin? Da dove comincio? No, you talk about past lives. Tu parli. No. Questa vita. Sì. This life, not past life. I mean, this life. Your life before being pranic. Oh man. Do I really got to look back there? Sei sicuro che vogliamo andare così indietro? What got me on the path in the first place was the system is invisible until it fails. Aiuto? The system. Non crolla. So, e quindi il sistema è invisibile finché non crolla. You don't think about things being bad to you until something bad happens to you, and then you want to try to correct it. Non pensi che le cose siano cattive e finché qualcosa di brutto non succede e vuoi cambiare. So in other words, when I was 29 years old, in altre parole, quando avevo 29 anni. There's not no other number in Europe for 29, is it? Non c'è un numero in Europa, no? Per 29. È lo stesso. È lo stesso. It's the same. Right. I was overweight. Couldn't hardly walk up the steps, heart breathing hard. Ero in sovrappeso e potevo appena camminare o respirare. So is that the past life you're looking for? È questa la vita passata che mi stavi chiedendo? And I started my journey, you know, learning veganism, seeing the improvements. E quindi sono iniziato il mio processo prima essendo vegano. Incorporating exercise, seeing the improvements. E incorporare un esercizio. Learned about live and raw food, seeing the improvements. E entrare nel crudismo e vedere che succedeva. Of course you know the story from there. E dei miglioramenti e poi comincia un'altra storia. Qual è la transizione? Oh. Yeah. Nazionale. Cazzo, però la cosa. Oh yeah. Quindi di nuovo la domanda era incentrata sul cambiamento emozionale e mentale. Dopo. But number one, I couldn't wait to get up this morning. Beh, per prima cosa vi ho chiesto di alzarvi questa mattina. Ah, prima cosa no. You can't wake up in the morning. Oh. Ah, non potevo aspettare. I'm in tragedy. Hang in there. We almost done it. No. Still not. Quindi quasi non si poteva alzare. No, voleva alzare. Ah. Aveva tanta voglia di alzarsi. Era molto felice di alzarsi. Voleva alzarsi. Aveva tanta voglia di alzarsi. Okay. You got the before and after. Now I can't wait to get up and get out here in the world and see the people. Invece adesso non vede l'ora di vedere la gente e il mondo. And before, when my eyes open up in the morning, e prima i miei occhi si aprivano nel mattino, I'm still here. Mi alzavo. Again. Ah, sono ancora qui. ancora un altro giorno da vivere. In other words, me and my son was talking. We basically got resurrected out of hell. Io e mio figlio siamo risorti dall'inferno. On all levels. In tutti i livelli. Because you create your reality, and believe me, when the body has all that darkness in it and what is clogged up. E perché noi creiamo la nostra realtà, quindi quando il corpo è pieno di oscurità. It is creating a reality. Crea una realtà. That is out of balance and harmony with creation. Che ha equilibrata rispetto che fuori dall'armonia con la creazione. It's a life of negativity. È una vita di negatività. You attract negative people. Attrai gente negativa. And it's not a fun life at all from then till now. E non è una vita divertente. So I'm glad you brought that up. It's more than just a physical thing you're dealing with breath-earness.
e quindi ti annoierai fino al punto in cui vorrai andare al bretarismo. I should explain more, but on a second level I was talking about the concealment, that's what it's dealing with. Quando ho parlato del secondo livello di difficoltà di sigillo, era di questo che intendevo parlare. And it's up to us to what? As we change our perception in life, e dipende da noi cambiare la percezione della vita, to break the fear-based frequency, per rompere il framework, sì? Step into our new life. La struttura, e quindi per rompere la matrix e entrare in una nuova vita. That's where we headed on that journey and that path. Ecco il nostro viaggio in questo pianeta. All right, y'all been a group today. What we're gonna do is bene, siete un bel gruppo. Quello che andiamo a fare è what we're gonna do is go ahead and wrap this up, and our meditation is gonna be our new pranic band. Quello che facciamo è goderci un'altra meditazione pranica con la banda. Thank you.